basato su un tipo di geometria frattale, quindi a differenza di altri sistemi che si basano prevalentemente su un uso di numeri interni, è un sistema alternativo. In questo, diciamo, incontro di oggi, noi faremo un viaggio su alcune tappe importanti degli ultimi 2000 anni di storia della crittografia. Chiaramente fare un viaggio di questo tipo comporta la scelta di momenti importanti, perché il senso di questo mio intervento non è ovviamente quello di fare un excursus completo su una disciplina come la crittografia, che merita ed ha un suo ramo di studio specifico, ma quello di dare degli elementi e degli strumenti per farvi appassionare di crittografia e per approfondire poi voi stessi questa che è un po' arte e un po' una scienza. Allora, intanto chiaramente ringrazio la facoltà che ci ospita, il professore Pescapè che ci sostiene sempre. Pensiamo a vedere un po' quali sono gli argomenti di cui parleremo. Partiamo quindi dalla centrale di Cesare, il talk si chiama appunto Da Cesare ai Quanti, quindi partiamo da Cesare, che è un tipo di sistema di cifratura, come si è trovato, un tipo monofotetico, per arrivare, ed è che, badate bene, ha letto per circa 1100 anni, dopodiché, diciamo, i crittoanalisti si sono svegliati dal sonno e hanno dovuto inventare i codici alfabetici. Successivamente i codici alfabetici sono stati in varie salse, ricette, si sono utilizzati sostanzialmente proprio l'apoteosi con la macchina Enigma che utilizzarono, svilupparono i nazisti durante la seconda guerra mondiale per comunicare con le loro truppe, diciamo, e Alan Turing ne sa qualcosa. Quindi qua arriviamo al sistema moderno di cifratura simmetrico che utilizziamo oggi, che è AES. Dopodiché parliamo di due algoritmi di GEST. Che cosa sono? Mentre, diciamo, questo tipo di algoritmi ci permette di prendere un dato, di trasformarlo, gli algoritmi di tipo MD5 SHA fanno un'operazione diversa e ci danno una sorta di impronta univoca di quel file. Infatti sono utilizzati, ad esempio, insieme ad altri algoritmi, per lo sviluppo di firme autenticate. Quindi poi arriviamo agli algoritmi asimmetrici, che sono in questi 2000 anni, sono l'ultimo minuto proprio di questo viaggio, perché risalgono agli anni 70, all'inizio degli anni 70, fino all'inizio degli anni 70, tutti i tipi di crittografia erano di tipo simmetrico, cioè si usava la stessa chiave per cifrare, l'analoga chiave per decifrare. Vedremo il primo sistema, che peraltro usato anche tuttora, che è l'algoritmo di Feynman, che serve per fare in modo che una chiave sia condivisa in modo sicuro tra due soggetti utilizzando un canale concriptato, e il sistema RSA, su cui spazio praticamente tutto il commercio elettronico. Questo, diciamo, è un po' un intruso in questo talk, però mi piaceva mostrare il programma PCP. Spesso sento dire, ad esempio, ma è meglio la cifratura RSA o la PGP? PGP non è un algoritmo di crittografico, è un software sviluppato da Zimmermann e che usa varie tecniche, tra cui di cifratura simmetrica, fa un po' di cose. Nuove strade, geometria frattale, vi parlo molto rapidamente dell'algoritmo FNA, per meccanica quantistica e PD88. Questo, diciamo, sostanzialmente è l'unico per cui non potrò mostrarvi proprio degli script funzionanti, perché, diciamo, al momento non ho nessun acceleratore di particelle che deve servire ad attaccare al portatile, penso che non ce l'avremo per un po' di tempo tutti quanti. Allora, la scienza arte delle scritture segrete, come ci insegna il nostro caro amico Marco Fellino, il nostro vicepresidente, è l'occultamento del messaggio, mentre invece la crittografia si occupa di alterare il messaggio. Quindi noi vediamo tutto il crittogramma, che il file che rappresenta il dato crittato. Ci sono vari tipi di sistemi crittografici, possono essere a sostituzione, a trasposizione,
parliamo di codice quando le sostituzioni sono sulle parole, però di cifratura quando abbiamo, parliamo la cifratura e sostituzione a livello di lettere, ovviamente utilizziamo sistemi di cifratura, insomma, sistemi come il codice penso che saranno qualche secolo, insomma, che non si utilizzano più. Spesso possiamo un po' perché vabbè, sono programmi in mano, però va bene, ragazzi, non riesco troppo andare così. Allora, crittografia è un po' arte, perché ci vuole fantasia, ci vuole creatività, è bella, c'è una bellezza da cogliere nel ragionamento di tanti eventi. Infatti, cioè, dobbiamo sempre ricordarci che, come diceva pure Newton, noi camminiamo sulle spalle dei giganti, cioè tutti quelli che che sono arrivati prima di noi e che ci hanno permesso di costruire delle cose nuove e differenti. La crittografia è scienza ed è una scienza che, diciamo, multidisciplinare, logica, matematica, fisica, chiaramente informatica, tecnologia, perché la utilizziamo nel nostro computer, per lo storico di dati, nelle reti, per il laser. Quindi, insomma, è comunicazione sicura. Il suo obiettivo. Iniziamo a vedere gli algoritmi insieme. Allora, algoritmi simmetrici, cosa sono? Abbiamo visto che sono utilizzati tuttora, quelli asimmetrici sono arrivati negli anni 70, poi abbiamo i nostri amici che ci accompagnano in questo viaggio, abbiamo Alice e Bob. Quando parliamo di algoritmo simmetrico, quando Alice e Bob condividono una stessa chiave, questa chiave deve essere assolutamente tenuta segreta, questo è proprio il senso, la forza del sistema simmetrico. Quindi usate sia per cifrare che per decifrare, ok. Adesso abbiamo una stessa chiave segreta che ci serve per cifrare, quindi per rendere illeggibile a terzi i nostri dati, e la stessa chiave utilizzata per ricostruire un dato in chiaro. I sistemi monoalfabetici, che si va bene, hanno, diciamo, campato per oltre un migliaio di anni, si basano su un concetto molto semplice e tuttavia hanno resistito a lungo, e cioè che ogni carattere è sostituito da un altro simbolo. Quello utilizzato da Cesare, ne abbiamo menzione da Svetonio, il suo scritto del secondo secolo, quello di Cesare è uno dei più antichi che conosciamo. In questo tipo di cifrario, ogni lettera, prendendo, diciamo, l'alfabeto in chiaro, ogni lettera è associata a un'altra dello stesso alfabeto, che però viene traslato, c'è uno shift di posizione. Nel caso di Cesare questo spostamento era 3. Quindi qua ho riportato proprio esattamente il tipo di spostamento che si utilizzava. Quindi un cifrario su un'istruzione alfabetica, la diventa una D, e la chiave è 3. In questo caso è il cosiddetto spostamento di Cesare, che ci indica quante posizioni dobbiamo trasladare l'alfabeto. Vuol dire che, insomma, all'epoca molti messaggi non sapevano neanche leggere, perché questo tipo di sistema funzionava abbastanza adeguatamente. Allora, vediamo un po' di codice. Ho scritto, adesso lo vediamo anche in funzione, uno scritto in Perl, viene istanziata la classe Cesar Cypher, poi dopo vi faccio vedere anche, cioè, anche disponibile per il download, perché lo dovesse trovare. Cerchiamo di scrivere codice quanto più chiaro sia possibile per rendere il senso di ciò che facciamo. Prendiamo il testo in chiaro, vabbè, prendiamo i dati dallo standard in, se non ci sono impostiamo questa stringa workshop a una con un bel 14 numeri romani. Prendiamo il testo in chiaro, impostiamo il valore dello shift dello spostamento, che è 3. Dopodiché chiamiamo il metodo di encrypt della classe che abbiamo istanziato qui, Cesar Cypher, scriviamo il messaggio cryptato e poi lo stesso lo passiamo alla classe di encrypt e impostiamo il dato in chiaro.
magari andiamo, che dici? Vogliamo andare avanti, lo volete vedere in esecuzione, vogliamo andare avanti visto che già abbiamo bruciato un po' di tempo? Andiamo avanti. Basta che ne vediamo uno, almeno. Sì, sì, no, ma possiamo vedere, questa per una possiamo anche vedere. Vediamo. Ce l'abbiamo fatto, vediamo. Distanziamo, scegliamo lo spostamento nell'alfabeto, prendiamo un dato più chiaro da che vogliamo cifrare, poi lo criptiamo e lo decriptiamo. Quindi lanciamo l'eseguibile, sta lavorando, testo in chiaro, workshop, pattonina, messaggio criptato, questa roba qui, e decriptato questo qui. I simboli che vedete sono semplicemente perché cifrare Cesare controllava gli spazi e io sinceramente non ho tempo di tagliare, comunque come vedete funziona perfettamente, viene ricostruito workshop 2014. La classe che fa il lavoro sporco, diciamo così, dato che qua abbiamo solo distanza, abbiate comprensione, l'ho messa su una mezz'oretta, allora eccola qua, allora qui diciamo una roba un po' più diciamo interessante, perché qua viene fatto il lavoro vero, qua semplicemente diciamo di creare un nuovo oggetto che ha questi metodi e questo attributo qui che è lo shift, e poi niente, diciamo cosa vogliamo fare, cosa deve fare a seconda che vogliamo criptare o decriptare, che sta un po' più giù. Ma in questo caso, diciamo, per evitare di passare allo script tutto l'alfabeto, utilizzavo direttamente i valori degli asci, quindi da 97 a 122, quindi dalla A alla Z li ho lasciati evidenziati così, proprio per rendere bene quali sono i limiti del nostro insieme, dell'alfabeto che stiamo utilizzando. Chiaramente possiamo passare anche una stringa differente, un attimo terminale. Allora, un momento, fammi starci. E ci passiamo a questo Cesare. Visto che su Spam, che è il repository di tutti gli script per
c'è uno script, un crypt Cesar, ma non fa assolutamente quello che dovrebbe fare, infatti appena la metto questa qua un po' meglio a posto, verrà sostituire quello su cpan. Per installarlo, appena sarà su cpan, sudo cpan install crypt Cesar salvo, come per tutti gli script. Passiamo quindi al sistema core alfabetico, che è una notevole evoluzione, che è intervenuta dopo circa un migliaio di anni. Il cifrario a sostituzione core alfabetica come funziona? Utilizzo per ogni singola cifratura del mio messaggio un alfabeto differente. Questo diciamo è il leitmotiv del tipo di algoritmo. Ognuno di questi alfabeti che vado ad utilizzare avrà un differente spostamento di Cesare, che nel caso del sistema Ginevra non è fisso, ma dipende ovviamente dalla chiave. Allora, supponiamo quindi, nel caso di Ginevra, che noi abbiamo non più uno, ma abbiamo 26 alfabeti, ognuno con uno spostamento di Cesare pari a uno. Supponiamo sempre con Cesare, supponiamo che Bruto sia la nostra chiave. Allora, messaggio me va in campagna, ogni tanto ci vuole. Allora, come funziona questo tipo di cifrario con l'alfabetico? Innanzitutto, anche di questo c'è lo scritto che vediamo, innanzitutto riportiamo la chiave al di sopra del messaggio che vogliamo dare. Dopodiché, che cosa succede? Vabbè, allora, primo carattere è la A, un attimo indietro, il nostro primo carattere è l'A, ok? Il carattere A è associato alla lettera B. Allora che cosa faccio? Secondo questo alfabeto, quindi vado a prendere l'alfabeto che inizia per B, il crittogramma di A quindi è B, perché proprio la prima è la prima lettera. Successivamente A, ecco, il secondo carattere è la N. Abbiamo sopra la N, che cosa vediamo sulla chiave? Troviamo la R. Allora, in questo caso, che cosa faccio? Scendo giù, vado sul mio alfabeto che contiene la R e vedo che la N scende, corrisponde al carattere E. Vabbè, questo forse per prova di neanche nel migliore di modo. Allora, purtroppo c'è una matrice 26, insomma, no. Allora, a questo punto avete capito, ogni volta vado a vedere rispetto alla chiave che ho scelto quale alfabeto devo andare ad utilizzare. Dopodiché, completando tutto il procedimento, il crittogramma di Anna che va in campagna con l'alfabeto di Ginevra in grave brutto è Beocitzvongzbb. Chiarissimo. Anche di questo possiamo dire un attimo che è veramente così, perché lo conosciamo in esecuzione. Se no, non c'è. Questa grande notizia. Passiamo chiaramente il testo in chiaro, lo associamo alla variabile che
encrypted text, encrypted text, algoritmo simmetrico, lo passiamo al metodo debug messaging, dopodiché stampiamo tutta sta roba e se diciamo lo script l'ho fatto bene, plain text e decrypted text dovrebbero essere uguali. Io faccio finta che non l'ho provato, ma in realtà l'ho già provato, non funziona. Allora, ecco qua, Anc va in campagna, bello utilizzo, Anc va in campagna, anche in questo caso, nel caso di Cesare, qua mi sono venuto, ho segato via tutti gli spazi. Anche con questo, diciamo, copy, shift, cucina. Allora, rivediamo un attimo le cose principali dello script. Alice e Bob condividono gli aver voluto. Testo chiaro è anche in campagna, chiaramente non possiamo passare quello che volete, potete passare un flusso dati da un solo, leggere un file, quello che volete, poi vi chiedo passare dal metodo encrypted text e lui me lo scritterà convincente. Lo passate il criptato al debug message, lo passerà al debug message e vi otterrà il messaggio che gli aveva detto Alice che si sta informando sul fatto che io ho fatto in campagna. Allora, scritto di CNRPL, lo trovate su questo URL, l'asse di script di genere si trova sempre su CPAN, basta soltanto che su qualunque dei vostri portali di Linux digitate subito CPAN install script di genere e automaticamente si troverà a disposizione dei vostri script. Qua potete installare volendo anche in ordine, insomma, che serve. E poi iniziamo a entrare su cose interessanti. Allora, seconda guerra mondiale. Siamo arrivati fino a questo punto con i poli alfabetici. E di genere, se non ricordo male. Scusa una domanda. Sì. Come si deve decriptare un punto alfabetico? Cioè un testo scritto in un punto alfabetico? Visto che lì è semplicissimo, si vede la frequenza dei caratteri. Invece in questo caso come è fatto? C'è sempre una sorta di analisi delle frequenze, ma è un po' più elaborata. Adesso abbiamo parecchie cose da vedere. Se rimane quello del tempo d'ordine possiamo. Comunque si tratta sempre di analisi di frequenze. La tecnica sì, diciamo che in questo caso la debolezza di VGNR è che io ho solo 26 alfabeti. Okay? E questo infatti lei ha detto una cosa molto interessante. La debolezza sta nel numero di alfabeti. Ai tempi, Ferrigno credo cos'era, 1600 più o meno, 1500 cose, ho sbagliato un po' di a quell'epoca, insomma, non avevano granché come strumenti di calcolo, quindi 26 alfabeti, tutto sommato ci stavano anche bene. Arrivati alla seconda guerra mondiale, dove comunque delle macchine da calcolo già c'erano, 26 erano davvero pochini. Che cosa hanno pensato i tedeschi? Di amplificare un numero, diciamo, abominevole, che è qualcosa come 150 milioni di combinazioni possibili. Vediamo un po' come funziona. Ecco qua. Allora, Enigma, parliamo sempre di un polialfabetico. Come funziona questo polialfabetico? Quindi, in effetti, l'algoritmo è proprio costruito nella macchina. Una macchina Enigma, diciamo modello versione 1, è costituita da tre rotori principali. Questi rotori hanno da un lato, allora dovrebbero avere tutte le lettere, per semplificare qua ce ne stanno solo 6, perché sennò comunque il ragionamento è identico. Da un lato hanno tutte le lettere che sono accoppiate dall'altro lato in un modo differente, quindi con uno spostamento di Cesare differente, o potrebbero anche essere mischiate tra loro, quindi oltre lo spostamento di Cesare. La macchina Enigma di questi sistemi di scambiatori ne ha, oltre a questi schiavi di scambiatori tra i vari rotori, che cosa succede quindi? Che ogni disco
internamente e proprio spostando dei cavi potevano riprogrammarla con una chiave differente, potevano andare a creare tutta una in cascata delle, diciamo, delle correlazioni dalla lettera di input alla lettera di output notevolmente complesse. Vediamo un attimo la situazione. Con tre dischi, intanto diciamo una cosa, il numero di dischi fa anche parte della chiave, perché nella macchina Enigma originale i dischi erano 5, ma ne sceglievano solo 3. Quindi ne prendevano a caso 3 dei 5, li filavano a caso nelle tre posizioni, li spostavano in una posizione iniziale e casuale, dopodiché iniziano a cifrare. Se non si avevano tutte queste posizioni iniziali e come erano accoppiati internamente i singoli rotoli, era davvero molto, ma molto, ma molto difficile riuscire a risalire in tempo decente al messaggio. Come funziona questo sistema? Il primo disco, una macchina intima è proprio una macchina da scrivere sostanzialmente, appare come una macchina da scrivere. Batto un tasto, ad esempio A, che cosa succede? Che il disco ruota di una posizione. Quindi la prossima pressione del tasto mi dà una configurazione dell'alfabeto differente. Quando il primo disco ha fatto un giro completo, il secondo disco scatta di una posizione. Quando anche tutto il secondo disco è scattato di una posizione, quindi girerà tutta un'altra serie di alfabeti, di combinazioni, il terzo disco compie un altro giro e crea ulteriormente un'associazione a cascata differente. Quindi la chiave qual è? Sono le posizioni e le configurazioni interne di tutti questi rotori. Quindi la prima cosa da fare per scegliere una chiave di enigma è selezionare tre tra i cinque rotori scambiatori che ho a disposizione. Dopodiché scelgo per ognuno di essi la posizione iniziale di voto all'interno di una posizione base. E non è neanche finita qui. Intanto già vediamo che il numero di permutazioni n-fattoriale su n-fattoriale solo dei 3 tra i 5 scambiatori già mi dà 60 combinazioni possibili. Inoltre abbiamo ogni disco, con questo noi stabiliamo la posizione di 3 dei 5 dischi, quante combinazioni abbiamo. Dopo tutte le permutazioni abbiamo. Dopodiché abbiamo la posizione iniziale, quindi a che lettera la facciamo iniziare, che è chiaramente 26 al cubo perché ogni rotolo c'è le sue 27. Non abbiamo ancora calcolato i collegamenti interni al singolo rotolo scambiatore, che pure fanno parte della chiave, perché ognuno ha 26 lettere da un lato, 26 lettere dall'altro, quindi le possibili combinazioni in questo caso pure sono 176. Insomma, se moltiplicate tutti questi numeri di ruolo per avere tutte le combinazioni definitive, è davvero molto, molto alto. Anche perché, questo diciamo nell'evoluzione che ci avevano per l'esercito, questa bella macchina che faceva tutti questi scambi tra i vari caratteri che si andava a digitare, aveva proprio un pannello, una serie di plug con dei fili che inserivano ulteriori scambi tra le lettere, come se fosse stato un ulteriore rotore in più. Ma diciamo, se non si aveva, infatti loro che cosa facevano? Nel messaggio criptato mandavano al diciamo committone dall'altro lato anche la chiave del giorno dopo, perché in questo modo loro si assicurano, perché nel cifrare simmetrici c'è sempre il problema dello scambio di chiave in modo sicuro. Se sono sicuro che non mi hanno ancora bucato, posso criptare la chiave insieme al messaggio, la mando, so che a mezzanotte in punto devo ricambiare la configurazione della mia macchina, e lo facevano tutti i giorni, e quindi andavano avanti così. Allora, qui c'è un esempio di script che ho messo su per Enigma. Seleziono i rotori, quindi scelgo il 3, l'1, il 2, dei 5, qua imposto il cablaggio interno dello scambiatore, la posizione iniziale, la fetta iniziale dei rotori, dopodiché qui c'è la simulazione della plugboard che lavora in effetti con un altro rotore, come negli altri casi il testo è chiaro, da cui
vado a rimuovere tutte le parti numeriche di spazi, dopodiché faccio un ciclo, dato che chiaramente Enigma lavora lettera a lettera, perché ogni lettera, poi la successiva cifratura utilizza un alfabeto completamente differente, che non sono più 26 ma 58 milioni di milioni di milioni, e alla fine ho un testo criptato. Ok, oggi come oggi è una cifratura abbastanza debole, perché un attacco a forza bruta lo riesce a rompere abbastanza facilmente. Lo script Enigma trovate su questo cluster bin, la classe Crypt, se volete divertirvi a giocare con una macchina Enigma, ad esempio così per gioco, potreste anche usare libreria, io uso Android, mettere una macchina Enigma sul telefonino, non si sa mai, potete mandare un messaggio non amoroso. E dopo che, però vi dovete passare pure la chiave, perché sennò non vi chiama più. Dopodiché, come sempre, sudo cpanl install crypt enigma. Dimenticavo, per i malaugurati che dovessero usare, ma non credo che ce ne siano qui, Windows, il comando, cioè non dovete fare nessun sudo, diciamo, perché già stare a diretto super amministratore eccellentissimo, dovete semplicemente digitare cpanl install crypt enigma, ma solo se avete installato Strawberry Pearl sulla vostra macchina. E su Linux, diciamo, per lo trovate di serie, su Windows ce lo dovete andare a mettere. Come dice Larry Wall, quando sono su Windows io uso Strawberry Pearl, io non ci vedo. Larry Wall è quello che ha creato il linguaggio Perl. Ok, siamo superati. Quanto? 90 minuti. Allora, ma proprio, se no andiamo a vedere il, ad esempio,
continua ad avere il problema della lunghezza della stringa di Charles, anche se anche lì. È chiaro, perché come poi viene dimostrato da Shannon in teoria dell'informazione, un sistema che sia simmetrico, che sia inespugnabile, è un sistema one time power. Che vuol dire? Vuol dire che io per ogni singola cifratura utilizzerò, indipendentemente dalla lunghezza del mio messaggio, illimitato, devo utilizzare sempre un sistema di alfabeto differente, quindi devo cambiare continuamente con la lunghezza della lunghezza. In pratica devo avere una chiave lunga come tutto il messaggio che voglio cifrare. Diversamente ho sempre delle basi per appigliarmi, per cercare di capire, diciamo che gli inglesi furono non posso dire se difficoltà molto complesso, comunque l'avere una macchina, perché ne riuscirono chiaramente nell'arco della guerra ad avere sotto mano delle macchine da studiare, riuscirono a trovare un modo per decrittare i messaggi. E si dice che la guerra si è finita un paio di anni prima che questo non era. Adesso facciamo un salto in avanti. Fino adesso abbiamo visto, poi siamo partiti da cifrare il monofabeggi, quindi abbiamo singolo tipo di cifratura per ogni, cioè ogni volta che ho ripetizione di un carattere all'interno del mio messaggio in chiaro, il crittogramma di quel carattere sarà sempre lo stesso, per cui se io scrivo che vai in campagna col Cesare, ogni lama sarà sempre cifrata con, non so, con la E. Nel caso del polialfabetico la questione si complica un po', si può complicare anche molto con ma comunque insufficiente, perché io ho la possibilità di fare un'analisi e vedere quali sono le associazioni. Un sistema che utilizziamo attualmente, che è AES, l'Advanced Encryption Standard, che diciamo è il nome che gli è stato dato dopo che è stato accettato per fare da AES. Precedente che non ho trattato, che investe il Data Encryption Standard, che però avendo una chiave di 56 bit in breve tempo è stato soggetto a violazioni per attacchi di forza pura, ma no, chiaramente le capacità di calcolo aumentano e il tempo che sta fissato dagli standard per cui una chiave, un algoritmo diciamo deve reggere in maniera più supportabile dal DES, in pratica non ricordo male, se io ho scritto qualcosa con oggi come chiave AES, io devo stare sicuro che per i prossimi, credo 20 o 50 anni, ma credo 20, devo essere sicuro di, diciamo, da attacchi a forza pura. Allora, AES è un po' diverso dai polialfabetici che abbiamo visto fino ad ora. I polialfabetici che abbiamo visto fino ad ora sono degli algoritmi di cifrare a flusso. Che vuol dire? Che io prendo un elemento del dato in chiaro e lo trasformo in un elemento criptato. Nel cifrare a blocchi io non prendo un elemento, ma prendo un blocco di dimensioni stabilite dall'algoritmo. Quindi un intero blocco di informazione viene processato. Abbiamo il nostro testo in chiaro che viene valutato a blocchi di 16 byte, quindi non più un byte alla volta. Come funziona questo tipo di... si tratta sempre di sostituzione, comunque operiamo una sostituzione. Vado a fare un OR esclusivo sul testo in chiaro prendendo 16 byte di chiave e inizio a ciclare. Ognuno di questi 16 byte è utilizzato per creare una matrice di sostituzione in cui io poi vado a fare tutte le sostituzioni, cioè questa tabella SBX mi dice in sostanza come è improntato e come deve uscire. Dopo che è stata creata questa mappa facendo l'oro con testi chiaro, con 16 byte chiave, in ciclo, che cosa fa?
algoritmo prevede un riposizionamento di tutti i byte che sono andato a processare con uno schema che è deterministico, ma diciamo relato in ipertrofia, cioè è incasinato proprio. Quindi in pratica che cosa faccio? Faccio l'esclusiva, mi creo la matrice di sostituzione, dopodiché prendo tutti questi byte che sono di fuori e li mescolo con un sistema comunque deterministico. Dopodiché il bit di output è ottenuto facendo un ulteriore sort con diversi bit input, secondo quanto prevede l'algoritmo. Questi 5 punti qua, non è finita qui, questi 5 punti corrispondono a un singolo ciclo di funzionamento di AES. Non basta un solo ciclo, se ne fanno diversi in sequenza. Se ne fanno dai 10 ai 14 di questi giorni qui. Quanti precisamente? Se ho una chiave da 128 bit, lo standard prevede che io faccia 10 cicli. Se ho una chiave da 132 ne faccio 10, 250 se ne faccio 14. Quindi alla fine ottengo il mio dato trasformato e rielaborato in modo differente. Allora, come negli altri casi, abbiamo lo script che ci fa vedere come possiamo utilizzare AES nel nostro programma, nel nostro script per qualche esigenza. Stabiliamo di usare il 256, che al momento AES 256 è utilizzato dal governo americano per classificare documenti top secret, quindi diciamo se lo usano non ci saranno molti insomma. E quindi come sempre abbiamo il testo in chiaro AES workshop in 2014, stringa in chiaro che l'abbiamo definita qui, chiamiamo il standard metodo encrypt di AES. Sostanzialmente dal punto di vista della programmazione abbiamo sempre dei metodi di cifratura e dei metodi di decifratura. Dopodiché, criptata la stringa con il metodo encrypt, andiamo a passare poi al metodo decrypt che avrà diciamo, il nostro interlocutore con la quale condividiamo la chiave, e avremo la stringa decriptata con AES, la stringa ricostruita. Una particolarità su AES che non ho evidenziato nella slide, e cioè che il sistema di cifratura, la chiave, il sistema è simmetrico, ma il sistema di decifratura è più elaborato rispetto al sistema di cifratura, quindi questo diciamo anche una differenza che ha con il dato scritto standard che aveva 56. Mi riuscite a sentire la così oh. non c'è la rete. Qual è la chiave di decrittazione non sai? La chiave di decrittazione è questa qua, sta indicata qui, cioè non ho capito, una volta che io finalmente ho scritto la roba di messaggio facendo questi passi, sì. 12 volte. Sì. Come lo decifro io, Bob? Vabbè, chiaramente, come hai potuto vedere, insomma, l'algoritmo prevede tutta una serie di passaggi, insomma, anche abbastanza su blocchi da 16 bit. Chiaramente tutto questo viene fatto da una macchina, ovviamente, che ha programmato il suo bell'algoritmo che ho indicato più o meno insomma nelle parti peculiari e ricostruisce il sistema. Certamente diciamo, non lo possiamo fare, cioè potremmo anche fare un modello pelle e carta, ma dovremmo ripassare il prossimo milione di anni insomma, questo è sostanzialmente il sistema. Comunque possiamo anche vedere un attimo il funzionamento. Quello che volevo dire, come in tutte le varie script che vi ho mostrato, usiamo sempre l'istanza di una classe, perché chiaramente quello che io vorrei diciamo, suggerire, e che sarà anche una mia tendenza per molti anni, è a un
appunto il desiderio di reinventare la ruota. Se noi ogni volta che facciamo un progetto reinventiamo la ruota, otteniamo due risultati. La nostra ruota non sarà poi così tanto buona, perché la costruiamo da zero. E in secondo luogo prendiamo la civilizzazione in software, la buttiamo e ogni volta rifacciamo tutto da capo. Quindi, se ci sono delle comunità che producono delle classi che sono funzionanti, che sono testate, che sono votate, a cui possiamo accedere, vedete i test di funzionamento, cosa che succede con tutte le classi che si trovano su C++, il nostro lavoro è molto semplificato, perché non so se avete visto, ma nell'arco di una, non so quanto sarà passato, un'oretta, se insomma, voglio dire, il numero di righe di codice per implementare i sistemi crittografici sono davvero, davvero poche. Con mezzo pomeriggio di lavoro ognuno si può fare il suo sistema crittografico privato e magari scegliere di non scaricarsi il PGP, per esempio. Allora, un attimo. Stabiliamo il tipo di algoritmo che vogliamo usare, quindi la S1056, istanziamo l'oggetto S semplicemente facendo cripta S CTR new, impostiamo il testo in chiaro, lo stampiamo per verifica, criptiamo il testo in chiaro con il metodo encrypt della classe AS, passiamo, diciamo, a Bob che avrà istanziato la classe con la chiave comune segreta, lo passa nel metodo decrypt e crypt AS farà per noi tutto il lavoro sporco e ci darà il messaggio. Facciamo un attimo, un po' stringa decryptato con AS, stringa decryptato con AS, AS workshop 2014, e quindi anche questo è andato. Allora, allora, lo script lo trovate anche in questo caso su Pastebin, questo è il link, la classe che ho utilizzato è CryptASCTR, si trova sempre su CPAN, anche in questo caso per installarla su CPAN install ormai inserirlo tra la memoria CryptASCTR e tutto quello che riesco a fare su terminal Linux per iniziare a usare AS per qualunque esigenza legale e illegale, no? Fate voi. Arriviamo agli algoritmi di gest, qua lascio un altro puntino perché poi assumo questo. Allora, questo tipo di algoritmi non serve, come tutti quelli che abbiamo visto in precedenza, a prendere un messaggio in chiaro e trasformarlo con una serie con più o meno complessa di operazioni in un altro tipo di messaggio, ma servono a dare quello che può essere definita l'impronta di un messaggio. Questo tipo di algoritmi che cosa fa? Trasformano una sequenza, una qualsivoglia sequenza di bit, quindi di byte, in una stringa che ha una lunghezza predeterminata dall'algoritmo, che può essere 16, 256, 512. Questa stringa si chiama hash. Questo tipo di algoritmi, guardate bene, sono irreversibili. Non c'è un algoritmo noto per cui io
supponiamo che uso MD5 e voglio calcolare l'hash di un file MP3 che mi sto scaricando illegalmente e voglio verificare che sia quello giusto e non sia il virus. Conoscendo che l'impronta di quell'MP3 è una determinata stringa, se il virus me l'ha cambiata, per esempio, quell'hash sarà differente. Non solo. Avendo l'hash di quel file MP3, io non posso, conoscendo l'algoritmo, ricostruire il file. Non ho semplicemente un numero di informazioni sufficienti per poterlo fare. Diciamo che al momento non si conosce alcun algoritmo che permetta di ricostruire il file completo partendo dall'hash. Scusa, per testi in chiaro di dimensioni più piccole ah no, potessi, chiaramente non essere certo. Pensavo modesta, è una tematica impossibile perché butta via informazione. Certo. Allora, per che cosa sono utilizzati, vi chiederete? Tipicamente sono utilizzati in ausilio alle firme digitali. Come vediamo nelle prossime slide, perché qua purtroppo siamo entrati in un loop, per cui non si poteva sapere se era andata prima o la gallina, diciamo che le firme digitali, che sono dei sistemi a chiave pubblica, quindi c'è una chiave privata e una pubblica, che cosa fanno? Permettono di identificare i sistemi di firma digitale univocamente o unitamente. Allora, dato che gli algoritmi a chiave pubblica, tutti, da un punto di vista del calcolo, sono molto molto più pesanti dei sistemi di cifratura asimmetrici, che cosa si fa? Furbescamente, anziché applicare una firma digitale a tutto un messaggio, un file che può essere anche svariati mega, lo si applica al suo hash. E quindi diciamo la questione si risolve in modo più elegante e anche molto più veloce, perché così il lavoro computazionale risulta sensibilmente inferiore. Allora, gli algoritmi diciamo che si usano insomma per lo più, diciamo più che altro oggi usciamo molto più di MD5, comunque per tantissime esigenze non particolari può essere continuamente utilizzato, produce una funzione di hash a 128 bit. Questo vuol dire che se mi metto bravo bravo, se faccio 2 elevato a 64 calcoli, diciamo, lo posso rompere, posso trovare la che ho usato. Cioè, invece è più complesso, utilizza delle chiavi anche più funzioni di aggiornamento, scusate. E nel caso diciamo del 512 ci sono andate davvero colpite pesanti, perché è estremamente sicuro ma è anche dannatamente lento. Se prendete un file, lo cifrate byte a byte con AES e pubblicate hash con SHA dello stesso file con SHA 512, forse fate prima criptare tutto con AES, anche se non ho fatto del benchmark proprio, però la sensazione è quella. Allora, solito script per utilizzare all'interno dei nostri programmi. La classe, nel caso di MD5 e digest MD5, si istanzia come al solito un digest MD5. Qui possiamo passare o una stringa o diciamo il riferimento ad un file che abbiamo definito precedentemente, dopodiché ci tira fuori il diciamo vari hash, la 64, se decimale o decimale. La stessa cosa per SHA, i metodi sono molto simili, si chiamano anche quasi allo stesso modo, tranne questo. Possono passare un dato, possono passare un primo riferimento al file, poi bisogna sapere proprio il nome del file, c'è questa differenza. Dopodiché possiamo anche in questo caso calcolare l'hash di quello che gli passiamo. Come vedete sono pochissime righe di
11 metodi sono renew e poi alla fine passare il dato e calcolare hash. E vi racconto un aneddoto, perché queste funzioni di hash possono essere utilizzate in momenti davvero inaspettati. Esempio pratico di quello che mi è successo un paio di mesi fa, che nel lavoro se ne incontrano tutti con voi. C'è un cliente, io mi occupo prevalentemente di progettazione software, mi dice, non so per quale motivo, aveva questa esigenza strana, ha un database di prodotti molto con tantissimi codici articolo, e cosa voleva? Voleva fare una cosa un po' che mi è suonata strana, ma cioè, il cliente ha sempre ragione. Lui vuole che lo stesso codice articolo compaia in due categorie differenti, e fin qui ci siamo. Il punto qual è che lui desidera che le descrizioni siano differenti. Cioè, che cosa succede? Dovete sapere qual è il mio dato di input. Ahimè, chiudiamo il suo contratto e lui, per aiutarci, soddisfarci in morale, ci dà un foglione Excel con tutta sta roba dentro. Dopodiché, a voce, dice, io vorrei che questo codice articolo stia in questa categoria qua, stia in questa categoria qua, e quello vorrei in quella categoria là, ma con una descrizione diversa. Ok. Io che cosa faccio? Ma è una cosa un po' strana, ma siamo sicuri che vogliamo fare questa cosa? Sì, va, ci penso un attimo. Se io vado a importare questi benedetti codici, normalmente nell'e-commerce generalmente unico, me lo leggo sul codice, normalmente è unico, ma, e magari lo smisso da qualche parte, ma la descrizione non mi fa. Devo trovare una soluzione differente. Allora che cosa si fa? Che ho pensato di fare per in pratica produrre dei codici articolo fittizi da dare in passo ai commerce. Insomma, dato che abbiamo un'altra tabella con le descrizioni extra, dato che al sistema e-commerce devo passare comunque un codice articolo unico, che cosa faccio? Vado a prendermi, faccio una funzione di hash molto semplice, non queste qua, basata semplicemente su un po' di calcoli che ho fatto sui codici hash della descrizione. Dopodiché lo concateno al codice articolo e lo importo, ha funzionato benissimo. Il cliente è contento, io non ho ancora capito perché mi sente questa cosa, però insomma, giusto per dire che può tornare utile in momenti inaspettati della vita. Anche in questo caso, le classi Digest MD5 e Digest Sharp le trovate su CPAN, metacpan.org, insomma, nel caso uno deve andarsi a lavorare in una chiave, c'è anche un bel logo fatto da poco tempo. Come sempre, per installarle sul CPAN install Digest MD5 oppure Digest Sharp. Facciamo una breve pausa e ripartiamo con gli algoritmi asimmetrici, quindi passiamo dal sistema di cifratura che usa una chiave per decifrare e per decifrare.